L'Europa, evocata e citata nell'intervento del Ministro dell'Interno e nell'intervento del Ministro della Giustizia, certamente anche per la difesa è un tema fondamentale. E ci sentiamo un po' impotenti per il fatto che da troppo tempo ne parliamo nei convegni, ma gli strumenti che finora abbiamo messo in campo per costruire effettivamente un sistema di difesa europeo sono poverissimi. E questa oggi, secondo me, è una delle frontiere fondamentali della politica in Europa. Se noi vogliamo essere credibili, anche credibili per gestire effettivamente la sicurezza nel mondo, non possiamo continuare a immaginare che stati, anche sempre più in difficoltà economicamente, dove quindi è difficile pensare di poter sviluppare tutte le necessarie strumenti per poter intervenire, non debbano in un contesto come l'Europa immaginare delle complementarietà, dove si decide quali specializzazioni e ciascuna nazione poi porterà il proprio apporto. È un primo passo di cessione di sovranità che noi dobbiamo pensare di immaginare, ma ad oggi, per gli strumenti che abbiamo in campo, da un punto di vista normativo è complicato. Allora ci vuole una forte volontà politica, ancora prima che una revisione delle norme dei trattati, perché comunque si riesca a fare un passo avanti.